A distanza di 17 giorni, il bilancio della tragedia di Lampedusa continua ad aggravarsi. L'ultimo corpo recuperato appena ieri fa salire infatti il numero delle vittime a 367. Il cadavere è stato ripescato nel tratto di mare antistante la Baia dei Conigli, poco distante dal punto in cui il barcone è affondato. Nonostante l'avanzato stato di decomposizione, l'ispezione del medico legale ha confermato che si tratterebbe proprio di un altro dei migranti finiti in mare quella notte. Intanto oggi è il giorno del ricordo e Agrigento ad ospitare la cerimonia funebre per le vittime del naufragio, una commemorazione che non è rimasta esente da polemiche, soprattutto per i mancati funerali di Stato che erano stati invece annunciati dal Presidente del Consiglio Letta durante la sua visita nell'isola. Al momento si escludono danni ambientali, sicuramente però ci sono quelli e tre capannoni investiti dall'incendio esploso venerdì notte. Il lavoro dei vigili del fuoco è andato avanti anche nella giornata di ieri, le fiamme hanno infatti investito un deposito di rifiuti differenziati che hanno continuato a bruciare anche nelle ultime ore. L'incendio ha distrutto un deposito di detersivi e danneggiato una lavanderia industriale oltre al capannone. Le operazioni di bonifica potrebbero partire già da domani e questo permetterà di ricostruire con precisione la dinamica esatta dell'incendio. C'è tempo fino a mercoledì. Dopo, le 20 famiglie che da giugno hanno occupato il palazzo di via Pasquale Calvi dovranno abbandonare gli appartamenti. Gli è stato notificato il provvedimento del Tribunale di Palermo e per loro che in questi mesi hanno accarezzato il sogno di avere una casa, ritorna l'incubo di dormire in strada o nelle macchine. Così sono scesi in strada per difendere il loro diritto a avere un tetto, fra loro anche donne, bambini e disabili, e chiedono a gran voce un intervento da parte delle istituzioni. La Dabbendata ha baciato Palermo. Si tratta di una tabaccheria del quartiere Zisa. 1 milione di euro giocando un semplice gratta e vinci. Questa è la somma che è stata vinta. È stato il numero 23 a spalancare le porte della fortuna a un'impiegata palermitana, ma la sua identità rimane segreta, nonostante i curiosi che in queste ore abbiano affollato la tabaccheria e con l'occasione hanno anche acquistato un tagliando, con la speranza che la fortuna ripassi nuovamente. La sua avventura, iniziata nel 63 con l'acquisto di una 1003, ha raggiunto il traguardo di 50 anni. Ha sfidato aziende rinomate nel settore dell'autonoleggio, riuscendo a imporsi nel mercato. I numeri gli hanno dato ragione. La sua azienda Sisi di Baycar ha varcato i confini regionali e ad oggi vi lavorano 500 dipendenti con uffici in tutti i principali aeroporti italiani e esteri. Tommaso Dragotta ha festeggiato questo traguardo con una serata animata dallo showman per eccellenza Fiorello. Esattamente il 16 ottobre 1963 io ho firmato lo statuto, l'atto costitutivo della Sisi di Baycar. Adesso sono passati 50 anni, stiamo raggiungendo il primo traguardo, io ripeto il primo traguardo, non il successo, il primo traguardo della vita aziendale. Non se l'aspettava? Era stata una scommessa iniziale un po'? Allora, pensate che io sono estremamente ottimista, quindi non potevo non pensare di fare i 50 anni, sto prevedendo di fare gli altri 50 anni.